per parlare di confini, di montagne, di limiti, di culture, di cultura, abbiamo con noi il musicista, cantautore, cantastorie, voilà. Sergio Berardo. Ciao a tutti. Ciao, benvenuto, bentornato sulle nostre frequenze. Non è un terreno straniero, no, per me questo. No, ci conosciamo da molto tempo, noi personalmente, ma la radio anche generale, con Rudolfine, la radio hanno una storia che parte molto tempo fa, infatti voglio partire da qui. Se c'è un motivo per cui la radio è qui, no, quest'anno in presenza al Salone del Libro con lo stand, è perché quest'anno compie 40 anni, nasceva nel 1984 e per tutto il corso dell'anno, insomma, ci sono degli eventi che celebreranno, no, questo anniversario, ma è bello, no, ritornare a quell'inizio. La prima canzone trasmessa in assoluto dalla appena nata Radio Bequit Evangelica è stata La Isola Allegra dei Rudolfine. Era il 1994, ti ricordi? 84, ti ricordi? 84, sì, certo, mi ricordo del disco, il secondo disco faticosamente fatto, e l'ho scoperto parecchio dopo, questo aneddoto che tu mi racconti. L'ho scoperto parecchi anni dopo, ho saputo che la Seda Allegra aveva tenuto a battesimo la vostra gloriosa radio. Sì, comunque esatto. Mi ha riempito di orgoglio. Guarda, e infatti poi, insomma, nel corso degli anni abbiamo avuto modo di collaborare, insomma, ci siamo visti per festival, concerti, festeggiamenti vostri, nostri. Vostri. Partiamo da qua, dalla storia anche, no, dei Rudolfine, che ha cambiato un po' le sorti della musica tradizionale delle valli cunesi. Nel 1984, la vostra storia parte un po' prima. Allora, la formazione nasce nell'82. Siamo uno dei parecchi gruppi di folk revival che si affacciano sulla scena occitana dalla fine degli anni 70. È iniziato un po' questa smania di rivolgersi alle radici musicali doc da parte delle giovani generazioni. Noi siamo stati sulla spinta di quest'onda che arrivava dagli Stati Uniti, da Pizzeger, Woody Guthrie, questa gente è arrivata fino a Caraglio ed è nato Rudolfine, con tutta la sua storia acustica di quei tempi, la sua concezione acustica di quei tempi. Nell'84 come suonavate? Come? Nell'84 come suonavate? Allora, nell'82, quando siamo nati, c'era flauto, ghironda, chitarra e violino. Più acustici. Sì, più acustici. E io suonavo anche un po' l'organetto. Poi nell'84 eravamo proprio formazione scarna, chitarra, organetto, clarinetto e ghironda, proprio in quattro. Poi addirittura abbiamo suonato in tre, senza la chitarra, poi eravamo comunque legati a questa visione semplicemente revivalistica, sì, della faccenda, come composizioni nuove poche o quasi nessuna, e ripresa del repertorio della tradizione e riproposizione, arrangiamento, tutto il resto. Però poi qualcosa cambia, perché se adesso vi vengono a sentire, sì, trovano qualcosa di ci ritrovi. La tradizione la trovi, ma è qualcosa di completamente diverso. Quando cambia quest'approccio? Parlo del 1990. Rudolfine aveva vissuto un momento così catalettico, non era rimasto lì un'idea che era rimasta a dormire per un po' di anni. Io suonavo in un altro gruppo, suonavo con la Ciapa Russa, andavo in giro per l'Europa a portare ai festival folk, dopo l'Italia o anche più lontano, a portare la musica piemontese, sì, non tanto la musica occitana, la musica piemontese, perché col gruppo facevamo musica dell'Alessandrino, e esco da quel gruppo e mi rendo conto alla fine degli anni 80, verso il 90, che nelle nostre valli, a parte alcune piccole zone come la Val d'Armenagna, un pochino la Val Varaita, la musica tradizionale non era la musica popolare.
la musica popolare era un'altra cosa, la musica del cuore delle persone. La musica tradizionale invece era un esercizio di ritorno al passato da parte di una fascia ben precisa di intellettuali, spesso fuori, provenienti da fuori delle valli. Quindi i giovani delle valli di questa musica non gliene fregava assolutamente niente. Allora, cerco di chiedermi perché. Io stesso sentivo altra musica, non sentivo quella musica. Io avevo un altro, come si dice, un altro background, avevo rock and roll, avevo un altro genere musicale, un altro stile, un'altra chiave di lettura del pentagramma. Allora ho deciso di mettere insieme quello che ero io con quella che è la tradizione, così come a Parigi all'inizio del Novecento con le cornamuse e le gironde dell'Uvergno che facevano il bal musette si è messa la fisarmonica, che era la modernità di quei tempi. Io alla gironda, all'organetto, alla fisarmonica ho unito il basso, alla batteria e la chitarra elettrica e nasce l'Udalfi. È una cosa che peraltro aveva già fatto gente ben più nota di me, come Bob Dylan negli Stati Uniti, Alan Stivell in Bretagna. Ed è stata un'evoluzione naturale, cioè i giovani hanno cominciato a venire ai concerti, le persone normali, molto spesso certe idee, certi suoni rimangono appannaggio di piccoli gruppi, di piccole sette che non hanno nessuna sincera voglia di aprirsi alle altre persone, di avere un'empatia con col mondo che le circonda, di vivere un'empatia. E invece l'Udalfin è diventato l'empatia della tradizione occitana. Forse non tutti lo sanno, cos'è l'Udalfin? Perché avete scelto questo nome? Il nome? Sì. Proprio per sottolineare il nostro rapporto di fratellanza con l'altro versante delle Alpi. Tu parlavi di limiti, di frontiere, di confini. Per noi la montagna è un qualcosa che guarda sempre al di là dell'Aigovers, al di là dello spartiacque, quindi il delfinato. Il delfinato, il delfino del delfinato, l'Udalfin per questo. Allora, ascoltiamo il primo brano dell'Udalfin, ascoltiamo uno all'inizio e uno alla fine. Sì. Così, no? Queste due belle parentesi intorno a queste due ore di diretta. L'Upal. L'Estaca, è il L'Upal dalla canzone catalana, L'Estaca di Luis Eliac, era un inno di resistenza, di lotta contro il fascismo di Franco e contro la colonizzazione spagnola della Catalogna. Siamo tutti legati a un palo che però se tiriamo uno da una parte e l'altro dall'altra, questo palo va a cadere. Noi l'abbiamo tradotto in occitano. Lo andiamo a ascoltare e poi torniamo. Partiamo, dicevo appunto, parliamo di limiti come preannunciato prima, ma faccio un passo indietro. L'Occitania alla fine è un'identità politica che dicevi non è mai veramente esistita, no, però culturale sì. Sì. E forse si fa riferimento, pensando all'Occitania, quella che a volte sui libri di scuola, di una realtà del 1200? 1100. Dal 1000 in avanti, ecco. Eppure si parla ancora di Occitania. Come mai? È un caso interessante dal punto di vista storico. È un po' un miracolo stile araba fenice, perché come dicevi giustamente tu, allora nei primi anni del millennio passato c'era la contea di Tolosa, c'era la viscontea Trencavel di Carcassuno, c'era il re di Navarra, c'erano i re di Provenza, però non esisteva unità, che un po' per volta tutto è stato mangiato dal colonialismo francese, è stato inglobato. Scusa. Niente. Conti di Provenza. Però questo continua a vivere fino ai giorni nostri, è un qualcosa che rimane sempre lì a covare sotto la cenere. Proprio nel momento in cui tu pensi che tutto sia finito, nasce qualcosa di nuovo, soprattutto come cultura. Pensiamo all'importanza sin dall'inizio che ha avuto la poesia occitana come primo esempio di letteratura neolatina, i trovatori che giravano l'Europa
a cantare le loro composizioni, eh? Non stavano nella loro corte, giravano, era un'identità così errante, nomade, quella dei trovatori, che sono stati appunto i primi ad avere a produrre una letteratura in ambito del latino. Pensiamo arriviamo anni e anni dopo alla storia dei suonatori di strada, alla storia dei suonatori ambulanti della Valle Maira, della Valle Stura, queste persone che partivano con le loro viule, con le loro ghironde, si guadagnavano da vivere suonando in giro per il mondo. C'è un racconto divertentissimo su questa storia di suonatori, ed è la storia di un processo intentato da uno di Tarantasca contro uno di Acceglio. Questo di Acceglio aveva affittato da quello di Tarantasca i figli per fare cosa? Non per lavorare alla campagna, no, per andare in Francia, dicono gli atti del processo, a suonare la viola che non sarebbe la viola, sì, dell'orchestra, la viulo, la ghironda, che tanti traducono nella bergera, con la viola in mano, la tacassunè, con la viola in mano. No, è il pastore che esce con la viulo dalla baracca pastorale e suona una curenta. Comunque, chiusa parentesi, era andato in Francia questo di Acceglio, suona la viola affittando i figli di questo di Tarantasca. Non riporta i figli in tempo per il mese di giugno, per i lavori agricoli. Allora quello di Tarantasca cita questo Olivero, cita questo Tropini della Piana. Proprio abbiamo nomi, nomi tutti, questo Tropini, scusa, cita Olivero della Valle Maira, perché non gli ha portato i figli. Non si sa come sia finito il processo, ho soltanto recuperato un foglio in cui si racconta questa cosa. Si sa una cosa, si vede una cosa, la differenza tra due mondi diversi. Da una parte la montagna con i suoi suonatori che girano, che sull'onda del rischio, del sogno, dello scambio, come c'erano quelli che vendevano e compravano le acciughe dalla, sì, Val Maira. Certo. Ti sfido a trovare un'acciuga nella fauna autoctona nostra. E andavano a prendere in Liguria, le portavano da un'altra parte. Le famose acciughe, il passaggio delle acciughe sotto olio o in salsa, sì, piccante, sì, nel Maira. No? Comunque dicevo, da una parte questo di Acceglio, la vita nomade e tutto il resto, dall'altra parte questo di Tarantasca, le stagioni, il lavoro, la sicurezza, il pragmatismo di una vita sicura. È la stessa differenza che tu trovi nei maîtres sonneurs di Georges Sand, i contadini della pianura del Berry, Lega Tiene e compagnia, legati alla terra, legati ai cicli del lavoro, delle stagioni e tutto il resto. Dall'altra parte questi montanari dell'Uvernio, mulattieri, contrabbandieri, suonatori di cornamusa, che hanno una vita che segue appunto, come si dice, il rischio del sogno. E quando adesso si pensa all'identità occitana, comprende tre nazionalità diverse in questo momento, tre nazionalità diverse, tre nazioni, due confini geografici, sì, geografici, le, sì, montagne, i Pirenei, sì, e le Alpi. E però questi non diventano dei confini, no, sono superati, no, no, da questo concetto. Si dice che le montagne, per usare un vecchio detto, dividono le acque e uniscono gli uomini. Andiamo a vedere tutto l'arco alpino, dagli sloveni dei due versanti, ai tedeschi dei due versanti, ai ladini delle due parti della montagna, per arrivare ai franco-provenzali della Savoia e della Val d'Aosta e scendere giù, delle valli, alte valli torinesi, per scendere giù fino ai nostri occitani, che sono
che parlano questa lingua nelle nostre valli e nel Brianzonese, nell'entroterra di Nizza. Quindi le montagne uniscono le persone, le montagne non le dividono. Le montagne sono appunto passaggio di idee, di merci, di suoni, sono veramente un paradigma di quello che dovrebbe essere l'Europa, un mondo in cui le vecchie frontiere politiche degli stati-nazione vengono superate da quello che sono le vere culture della gente. Gli occitani per questo sono così gli antesignani di una versione che va al di là dei confini politici. Sono una cultura di antibiotico antisovranista antico. Io ti posso parlare di punti di vista che molto spesso l'idea di montagna non è l'idea di quelli che sono su. L'idea di montagna per molti è quando non ci sono più gli alberi, quando c'è soltanto qualche raro camoscio, qualche stambecco e vai su a fare, andare in montagna vuol dire andare dove quelli della montagna non sono mai, quelli che ci abitano non sono mai andati, se non per la necessità di passare dall'altra parte. E troppo sovente la montagna è quello che si vede da giù. Se vogliamo, a livello politico, la montagna nelle decisioni che vengono prese su di lei conta pochissimo. Una cosa su tutte, il treno ad alta velocità non è stato deciso da quelli che sulle cui terre deve passare, ma è stato deciso da quelli di fuori, e chi non vuole che a casa propria facciano degli interventi stravolgenti viene accusato di essere un troglodita, un nemico del presente, del futuro e del progresso e di tutto quanto. Comunque la sua perdi, che se non mi viene il sangue cattivo. No, parliamo di cose più culturali. La montagna vista da giù. Io una volta sono andato al Museo della Montagna a Torino. Io pensavo al Museo della Montagna che fosse il museo delle sue genti, della sua cultura, delle sue tradizioni, della sua realtà sociale. Arrivo e vedo che è un museo dell'alpinismo, che è la montagna vista dalla pianura, no? L'agonismo come... di dover conquistare, sì, no, conquistare la cima. Sì, proprio che sa proprio di Mr. Livingstone, I presume, che hai capito, questi col caschetto di sughero, la sahariana, qui sono i calzettoni e scarponi, ma l'essenza non manca, quelli della montagna sono coi costumi folcloristici come gli altri, con l'anello al naso e l'osso appeso al collo. E però come si fa allora a comunicare tra i due comunicare mondi? Cioè io non voglio né le villeggianti, cioè il villeggiante, altra cosa che ne ho parlato da tanto per non citarsi, l'ho stigmatizzato in una canzone, ma non è il fatto del turista, anche se io ritengo dentro di me che un turismo e verità siano molto spesso poco compatibili. Io vado in un posto e so che la gente di quel posto che mi accoglie lo fa per prendere dei soldi, no? Quella vena di meretricio nel rapporto che non mi esalta. Comunque quelle sono mie considerazioni. Cioè, il villeggiante, nel senso di quello che arriva lì, cerca la pace. Pace, sì, hai capito? Sì. Cerca il silenzio. Il villeggiante è quello l'aria che quando c'è la festa del d'ivernante, le leve che gli altri suonano il clarinetto e la fisa per le strade, ballano, che magari il giorno dopo vanno a lavorare, il villeggiante è quello che potrebbe dormire fino alle 2 del pomeriggio, è quello che telefona i carabinieri perché gli turba la pace dall'oculo che lui desidererebbe per le proprie vacanze. Ecco, è questo che... Io voglio l'amico, la persona, non è che lungi da me qualsiasi idea di razzismo montanaro, per carità, i montanari che devono essere stronzi a tutti i costi, ne abbiamo le scatole piene, quest'idea, sai, del montanaro rude, che per piacere,
l'idea della, un'altra cosa che, di cui parlavamo prima, l'idea della fatica, sì, come per se vivi in montagna te lo devi che palle, io devo vivere, voglio in montagna, voglio il wifi, voglio starci bene, è tutta questa retorica masochistica della sofferenza. Fatemi il favore, la fatica come valore positivo, la fatica se uno può evitarla è tanto meglio, no? Anche dalla montagna, poi per carità c'è chi ci piace, come diceva c'è l'altro, piace, ogni certo. testa, ogni idea, e non dico la seconda parte del proverbio per non offendere certe sensibilità. Ecco, siamo tornati, non mi ricordo da dove eravamo partiti. L'accoglienza. Dall'accoglienza, dall'idea di accoglienza. Appunto, io voglio degli amici, sì, degli amici che vengono per offrirmi qualcosa, per portare anche qualcosa, per carità. Ma non come, né come uno che viene che mi guarda, ah, la montagna, la purezza, mi guarda come se fossi Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Dove la Madonna, in che lingua ha parlato? Lo sai come ha parlato la Madonna? Ha parlato che soi era Immaculata Concepciu, la Madonna ha parlato in occitano, perché la povera Bernadette Soubirous il francese non lo conosceva, quindi la Madonna doveva per forza parlare in occitano, probabilmente aveva fatto qualche corso dell'IEO, dell'Istituto di Studi Occitani, poi si è presentata alla pastorella. Questo in effetti, anche Bequita Evangelica non ci aveva mai pensato. Mai che faccia dei corsi di fisica per parlare con un docente universitario, comunque questo è ancora un altro discorso. Io voglio degli amici, dicevo, che vengano, che prendano da me, che mi diano, c'è il ragazzo di cito uno, il ragazzo che non è occitano, che viene su e suona il violino, suona insieme a me ed è bello, e lui dà qualcosa a me, io do qualcosa a lui, c'è quello che verrà per farsi l'escursione, la passeggiata, la camminata, ma sempre sapendo, rispettando innanzitutto, non guardandoti appunto come la vergine della grotta, e da una parte, e dall'altra parte rispettandoti, con un rapporto di amicizia, non cercando il buon selvaggio, ad esempio, sì, sì, quelli che vengono su a cercare la tradizione pura, che poi magari non è neanche mai esistita, e se tu vedi il gruppo locale che c'ha una chitarra elettrica o un DJ che fa le cose, scandalo massimo, no, noi dobbiamo metterci la camicia i pantaloni di fustagno e la camicia a quadrettoni e le socche. Sì, sì, un'idea di originale, sì, di originalità, appunto, di purezza, che a me fa un po' ridere, come tutto il mondo del trad, sia quello più arcaico, che per cui si ragiona come se la musica tradizionale fosse nata per generazione spontanea dalle rocce o dalla terra, e sia quello molto peggio addirittura della musica idroponica, di questo new folk che è uguale a Annecy come a Saragozza, come a Brest e come a Torino, quando una pianta non ha le radici nella terra ma le ha nell'acqua, tutto uguale per tutti, allora l'originalità non c'è più. Io non riesco a distaccare da un'idea di identità quello che faccio, identità per carità basata sullo scambio, fino adesso che ne parliamo, basata sulla comunicazione, basata sull'arricchimento delle esperienze più diverse, del rapporto con le realtà, con le situazioni più diverse, ma dall'identità, ecco, questo secondo me, l'identità è soprattutto la lingua, e Chantain Usitan, sì, è importantissimo secondo me. Io mi ricordo quando gli amici su Straia fecero la scelta di cantare in francese, nei Paesi Baschi la presero come un tradimento. Tradimento assoluto, e non avevano tutti torto. Quali sono invece gli altri concetti forti che voi portate nel vostro repertorio? Perché avete affrontato diversissimi, tantissime idee, concetti, la libertà, sì, il confine, sì, eccetera. Di cosa... Ciao. Cioè, fan di Sergio. Di cosa vi piace parlare? In realtà i concetti li avevo già finiti, sì, perché ho poche idee, ma ci sono molto affezionato. Ma molto chiare. Non è mia di Manzoni, poche idee, ma ci sono affezionato, lo dico, non me l'attribuisco. Onestà, ma diciamo, e soprattutto raccontare storie. Uh-huh. È il piacere di raccontare delle storie con delle canzoni.
e quante storie raccontiamo, dalla storia del pirata di Provenza tratta da un'idea dell'occitanissimo Joseph Conrad alla storia dei giganti di Vinadio, alla vicenda del pastore che commise un terribile atto criminale ispirato da una sirena che secondo lui viveva dentro al torrente, alla prosecuzione dell'Ome della Bergera, la prosecuzione della canzone della Bergera, che abbiamo fatto la Bergera atto secondo, come si dice, il sequel adesso? Il sequel della Bergera, alle storie, come dicevo, dei contrabbandieri, dei banditi, dei rivoltosi, degli ultimi, perché qualcuno parlava di profondo nord per le nostre valli, qualcun altro come Nuto Revelli parlava del mondo dei vinti, di un paese, il nostro, in cui la sconfitta è stata all'ordine del giorno, dalla crociata contro gli albigesi fino all'incontro con la pianura industrializzata da parte delle nostre valli che si sono ritrovate perdenti su tutto e vergognose di se stesse. Adesso noi stiamo cercando di dare un orgoglio, di ritrovare il nostro orgoglio, è la cosa principale. Quando l'Udalfing è iniziato, abbiamo nel 90 e riniziato, sì, abbiamo stupito un po' nelle persone perché abbiamo invertito tutti. Fino allora la gente era abituata quando si faceva musica occitana, poesia occitana, a sentire parlare del vecchietto e la vecchietta davanti alla casa che gli cade sul cupion con una capretta macilenta legata al paluc nel prato. C'è proprio questa, il mondo dei vinti che raccontano la propria sconfitta. E invece si vedono salire cinque ragazzi irriverenti che fanno festa, aggressivi, un po' tanto cazzoni, che assolutamente hanno lasciato tutti stupiti. Questo fatto è stato un modo diverso di una chiave di lettura diversa dell'essere occitano, assolutamente impensata, impensabile fino ad allora. Hai visto che vitalità però avete che vitalità avete lasciato, avete scaturito. Perché la musica popolare deve essere viva. Quanti ci sono, tanti gruppi adesso, tante persone, tanti giovani anche. Ce n'è un perfunt di gruppi occitani. A volte ci sono dei giovani che sembrano dei vecchi, comunque questo è un altro discorso. Ti cito l'ultimo gruppo nato, che è quel gruppo di mio figlio. Dai, cioè, sì, orgoglio. Orgoglio paterno, no, per piacere, lasciatemi anche essere, non soltanto litigare come si fa sempre con i figli, giustamente. Cioè, mio figlio ha fatto un gruppo, sabato me lo sono guardato sul palco ed era veramente bravo. Io suonavo dopo e ho arrancato per riuscire ad attizzare attenzione ed energie. Cioè ce ne sono di gruppi che nascono abbiamo fatto un incontro di suonatori domenica scorsa a De Monte, eravamo in 120 a suonare, 120 dai 6-7 anni fino ai 70, tutti assieme. Adesso le persone vivono in compartimenti stagni, viviamo in compartimenti, avete già visto un ragazzo giovane che parla con un vecchio, che si mette in contatto con un vecchio, perché non, cioè come che se parlasse con qualcuno che è portatore di patologie infettive molto gravi, cioè stai a distanza. Ma per che motivo? Perché il vecchio che cazzo c'ha da raccontare al giovane adesso? Cosa ha da raccontare? I vecchi una volta avevano loro esperienze che erano soltanto loro, raccontavano un passato. Il vecchio racconta che ha visto mai Buongiorno alla televisione da giovane, no, non c'è anche niente. Su cosa ci ritroviamo persone di età diversa? Ci ritroviamo su un'identità, sull'identità occitana, sull'identità musicale occitana, e questa è una cosa importante. Cadono certe diffidenze, certi muri di comunicazione che ne parlavamo prima, che sono così forti nel mondo di oggi. Inclusione non è una parola con cui ci si riempie molto spesso la bocca, però viverla non è poi così facile.
Allora io volevo sfruttare Sergio Berardo come racconta storie, perché oltre al fatto che le racconti bene e ne hai raccolte tante nel corso della tua carriera. Allora già prima che ne parlavamo, ci scambiavamo un po' di idee, sono arrivate due idee qua, un'idea lì, ce ne sono troppe da raccontare. Guarda. Scegliamone guarda, una. Io partirei con una storia che non è di quelle che ho già raccontato. Benissimo. Un giorno o l'altro lo farò. La storia di San Magno. San Magno è il santo cui è dedicato un bellissimo santuario nell'Alta Vallegrana. Qualcuno ha parlato di architettura tibetana, sì, per questo leone di pietra sulla montagna, davanti a cui ogni anno a Ferragosto noi facciamo il nostro concerto certo, che è il culmine del festival. San Magno o San Magnaldo era originariamente un monaco vissuto, pare, in Baviera, venerato in Baviera, era un seguace di San Colombano. Viene arruolato a sua insaputa post mortem nella legione tebea da chi ha cristianizzato le nostre valli. Allora, nelle nostre valli c'era questo culto di Marte molto, molto forte, credo a sua volta sovrapposto sia sincretizzato con culti preromani, no? Marte, dio della guerra e protettore del bestiame. Dietro al santuario di San Magno c'è murata un'arula, una piccola arula, un piccolo altare dedicato a Marte. Quindi la legione tebea viene sostituita dai missionari cristiani a Marte, questa legione tebea composta da legionari romani, quindi guerrieri, martirizzati nel IV secolo a Martigny per essersi rifiutati di giustiziare dei rivoltosi locali che erano cristiani come loro, la legione di Copti, la croce cittana arriva dalla croce copta, tra piccola parentesi. Quindi viene sostituito Marte con queste figure di legionari romani, di guerrieri. San Magno, come dicevo, viene su insaputa arruolato in questa legione e da monaco diventa guerriero. Per tutti San Magno è il guerriero. Un po' di anni fa dei ladri rubano la statua del santo guerriero dal santuario. Il rettore della chiesa, convinto di ristabilire la verità storica, fa rifare la statua, ma il santo viene vestito da monaco. Rivolta generale, la gente protesta, non portano più il santo in processione, non, i biru della piana non vengono più a dare il loro obolo così propiziatorio. Per che anni stiamo parlando? Stiamo parlando del 2000. 2000. Sì, il 2000, un po' di non tempi antichissimi. Grande rivolta della popolazione contro questa nuova rappresentazione del santo. Poi viene ritrovata la statua e adesso se tu vai su al santuario troverai da una parte il monaco che guarda il santo guerriero che è ancora Marte, anche se si chiama San Magno, almeno per la gente inconsapevolmente è ancora fedele a un santo che sono secoli che nessuno venera più. Ecco, questo c'è tutta una serie di temi interessanti qui dentro. Poi altra storia che mi è stata suggerita prima è quella della Beata, che io racconto nella canzone della Beata. Sì. La Beata è la ghigliottina. Qua sai quando ti dicono ma vas la Beata, no? Mia madre lo non diceva, è un complimento. 20 volte al giorno. Non lo sapeva mia madre, non lo sapevo io, ma voleva dire avevamo riammazzato, in modo molto, molto piemontese, molto gentile, col nasino all'insù, come diceva qualcuno, molto, molto educato, ma sciopa, va la Beata, no? Allora, la Beata racconta di quello che i giornali francesi della seconda metà dell'Ottocento avevano definito l'affaire de Piemonte,
ou Affaire des Diligences, un gruppo di reduci della seconda guerra d'indipendenza, tutti provenienti dalle valli alpine, aveva, non riuscendo ad adattarsi, a riadattarsi alla vita borghese, deciso di formare una banda e di continuare la loro personale guerra contro il mondo, non più contro gli austriaci soltanto. Vanno a lavorare, vanno a operare nella loro poco nobile attività in Provenza e terrorizzano la tutta la regione, questa banda di Jesse James, occitani e piemontesi, fermavano le diligenze, li rapinavano e poi li lasciavano andare se gli altri erano collaborativi, per carità, non erano sadici, se gli altri non erano collaborativi gli sparavano in testa, ma quello è ancora un altro discorso. Terrorizzano la Provenza, alla fine vengono catturati, vengono processati, vengono tradotti da Aix-en-Provence a Marsiglia, dove in Place de Sébastopol vengono giustiziati, gli tagliano, li portano sulla beata, li portano sulla ghigliottina. E la canzone aveva così impressionato la popolazione di quella regione occitana da farne elemento di canto per chi vendeva le parole delle canzoni sui mercati. E quindi erano dei banditi famosi, erano dei veri e propri Jesse James di quel tempo. Io adopero sempre questa storia per dire, guardate, quando ce l'abbiamo con qualcuno che dici quello arriva qui ed è un delinquente, per carità, non è che diventa un santo perché arriva da fuori, rimane un delinquente, però ricordiamoci anche di quando i piemontesi andavano in giro, facevano le stesse cose. Poi logicamente ce n'erano 1000 che lavoravano e tranquilli e ce n'erano 5 che facevano i banditi, però non per questo tutti i piemontesi erano dei banditi. È una cosa su cui invito tutti a riflettere anche adesso. Rientriamo in diretta al Salone del Libro, bentornati, siamo ancora con Sergio Berardo, siamo purtroppo all'ultima parte della trasmissione, abbiamo parlato però di parecchie cose, sì. Abbiamo parlato di limiti, di terre alte, di fatica, di accoglienza, di incontro. Sì. Parliamo della lingua. Beh, la lingua, come diceva il maestro, chi ten la lingua ten la clau, chi ha la lingua ha la chiave. Lo stato della lingua in Occitania, nonostante nello stato francese l'occitano si insegna a scuola, sì, la pratica linguistica nella quotidianità è qualcosa di veramente drammatico in ambito esagonale. Stendiamo un velo pietoso, l'occitano è diventato una lingua bandiera, una lingua così per piccoli giri, per piccoli come dimostrazione di un'identità, ma molto 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 debole, non presente nella vita sociale. Ma non stiamo parlando della Francia, ti guardo le tre situazioni, sono partito dalla Francia e sono abbastanza scettico, abbastanza così disgustato della situazione della lingua nello stato francese. In Val d'Aran, nello stato spagnolo, l'occitano è lingua ufficiale, ma non soltanto così come fatto simbolico, una cosa importante. Non dimentichiamo che la Val d'Aran fa parte della Generalità de Catalunya, ecco, se i catalani colonizzassero gli occitani veramente sarebbe un qualcosa di tragico. Invece con i catalani c'è sempre stato questo bel rapporto di convivenza, di fratellanza, di cuginanza, fratellanza quasi. Cioè, per dirti, poi si parla della potenza del colonialismo linguistico francese. Tu pensa alla Catalogna sud, la Catalogna nello stato spagnolo, reduce nel passato dal franchismo ancora, vede la lingua parlata della quotidianità utilizzata nelle scritte pubbliche, negli esercizi commerciali. Il catalano è quanto mai vivo, una produzione letteraria, musicale e via discorrendo. Nella Catalogna nord
la lingua catalana è ai minimi storici, è parlata pochissimo. Ero recentemente assieme dei catalani su, dei catalani spagnoli, a una festa marinara a Set, incontriamo uno stand di catalani francesi, non ce n'era uno che parlasse la lingua. Allo stesso modo nella Catalogna Sud l'espressione politica catalana è fortissima, i partiti di centro, di sinistra catalani sono quanto mai forti. Nella Catalogna Nord stravince Le Pen a Perpignan, ecco, nella capitale. Quindi la Francia quando arriva distrugge tutte le identità altre. Da noi ci sono situazioni come la mia valle, non tanto per non cadere in conflitto di interesse, in cui la situazione dell'occitano, la realtà dell'occitano è quanto mai viva. I bambini parlano l'occitano nell'alta valle. Ma in famiglia? Fuori. Parlano l'occitano. Sì, nel senso lo imparano in famiglia. Ah sì, imparato in famiglia, certo. Diversi bambini che vengono a lezione da me che mi dicono mi venu, vedo un parlo semitun da tu, ma parli a nostro modo, parlega allo sto modo, io ben contento, certo. Hai capito? Sembrano dei militanti baschi, proprio un'affezione, un amore per la propria lingua, che è qualcosa di inconcepibile fuori da noi. La Valgrana è ancora via, Valestura, si parla ancora, non sono forse le valli in cui si parla di più, Almaira, in cui i ragazzi parlano di più. Per il resto si può dire che le nostre valli sono la parte di terra occitana dove la lingua è più viva, è più presente, ecco. Ma c'è un dialogo comunque, no? Tra tutto questo territorio vasto, certo, che abbiamo raccontato. A me piace, io ho sempre desiderato che i dialoghi avvengano tra la gente comune, e non voglio che l'occitano sia, la lingua occitana sia la comunicazione per una setta di avvertiti, come se fossimo gli allevatori di criceti di Tolosa e di Dronero che si incontrano per la loro riunione annuale, ecco, o i modellisti o i filatelici. No, l'occitano, una lingua è la vita, è per questo che ho sempre voluto lavorare nella mia valle, nel mio mondo, proprio perché per dare un orgoglio, ecco. Per dire, come diceva Martini, se è stato un po' le grandi, e ribadirlo a tutti, ma per parlare al cuore della gente. Mi sono dimenticato di parlare al cuore degli assessori regionali, al cuore del... Non avevo tempo, ero troppo impegnato. Comunque, qualcuno che ci ha pensato nel passato c'è stato, i papponi dell'Occitania che hanno munto sovvenzioni a Iosa, che guarda caso hanno lasciato ben poco nella nostra realtà, nel nostro mondo. Io ho preferito parlare al cuore della gente, con Ludolfin, e spero in piccola parte di esserci riuscito. E parliamo di poeti, di quelli che, no, della lingua fanno, sì, fanno arte, con la lingua fanno arte, no? Sì, come sì, fate anche voi. Sì. Allora, presentiamo la canzone. Presentiamo la canzone che abbiamo scelto nella ristretta rosa che mi avete offerto. Sì, Brasa Bosque, non era intento polemico. Cantano tutte belle, quindi sei come i bambini. Ti piace di più quello o quell'altra? Vuoi più bene a papà o a mamma? Non voglio non bene si, a tutti. È sbagliata la domanda. Non si dice mai, no? Allora, Brasa Bosque, Edera. È una canzone tratta da una poesia del poeta di Melle, Tavio Cosio. È scomparso, non c'è più da parecchi anni. Ha fatto delle poesie molto belle, molto impegnate anche politicamente, in senso occitanista. E l'incipit del pezzo, per chi non capisse l'occitano, è l'edera che pende ai bordi della strada, ha lasciato vedere sotto, ben scolpito, a grandi lettere sul piano di una roccia, una parola, una croce, una stella e una parola, Oc. Ed è l'inizio di questo Brasa Bosque, di questa canzone dedicata alla croce. Prima parlavamo della legione tebea, questa croce arrivata, qui ritorniamo sempre allo stesso discorso, sì, sì, arrivata dai copti, arrivata dall'Egitto,
copti della Legione Tebea, arrivata in Provenza, andata a Tolosa e ritornata nelle nostre valli. Tu prova un po' andare a Castelmagno, quante croci occitane che vedi lassù. È un simbolo che, nonostante non abbiamo uno Stato da tanti anni, nonostante la lingua non sia insegnata a scuola, nonostante non ci sia mai stata un'unità politica, una croce che è ancora viva e che con la sua lingua, con la sua musica, con le sue parole, i suoi gesti, le sue storie, ancora tanto da dire, ancora tanto da dare. Noi ci ascoltiamo questa canzone, però concludiamo anche questa diretta. Io ringrazio Sergio Berardo per essere stato qui con noi, sei venuto qui al Salone del Libro per passare insieme questo tempo, un po' raccontarci, sì, no? Sì, tante sì. storie, fare un poi, po' un viaggio. Dal 1984, Radio Beckwith è anche un po' casa di lui dal film. Certo, è assolutamente così. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie Sergio ancora, buona giornata, buona continuazione.